Allora, fermiamoci un attimo, torniamo a Genova, dalla nostra Rebecca Vespa Berglund, che vedo con dei giovani, il futuro della scienza, però il futuro delle nuove generazioni, Rebecca. Sì, esatto, Luisella, dici bene, siamo qui con gli animatori del festival, chiamati anche le magliette rosse, e si capisce bene, sono di fatto dei divulgatori in erba, e siete qui per fare cosa, Pasquale? Siamo qui per far uscire dai libri quello che abbiamo studiato in tutti questi anni e cercare di far appassionare più giovani alla scienza. Piccoli divulgatori in erba, come ci sono insomma insieme a Pasquale, Claudia, Lorenzo e Giorgia, perché questo è uno dei laboratori del Festival della Scienza, laboratori aperti al pubblico, dove voi animatori insomma aiutate il pubblico a capire, a scoprire la scienza. In questo caso parliamo di orientamento tra gli elementi, quindi tavole periodiche. La periodica, che è altresì la mappa dei chimici. La mappa di chimici, tu che cosa farai vedere? Che tipo di esperimento farai? Esperimento di ossidazione, quindi qua dentro abbiamo del permanganato di potassio al quale aggiungiamo dell'acido solforico in modo da creare un composto molto molto instabile. E cosa succede poi? Esplode qualcosa? Vedremo velocemente, dovrebbe esserci un po' di fumo, ecco, quindi... Perfetto, grazie, grazie Giorgia. Ecco, addirittura la fiammata, e ci sono i divulgatori in erba, Luisella, ma ci sono anche insomma gli scienziati, i ricercatori qui al Festival della Scienza, come Alessandra Asciutti, che invito qui insieme ai futuri scienziati. Ecco, la ricercatrice Alessandra Asciutti dell'Istituto di Italiano di Tecnologia di Genova. Sì, esatto, sì, sì. E qui per una mostra esperta in intelligenza artificiale, ecco, questo va detto. Sì, noi vogliamo spiegare che cosa può davvero fare l'intelligenza artificiale, soprattutto applicata alla robotica, e quindi abbiamo organizzato delle mostre in cui si può incontrare davvero un robot in intelligenti artificiali, e anche virtualmente, per chi non è a Genova, si può fare un vero e proprio viaggio nella mente di un robot per riuscire a capire come davvero funziona, che cosa sa fare e quali sono gli attuali limiti dell'intelligenza artificiale. Chiedo all'Asciutti, insomma, ricercatrice, di fronte insomma a questo futuro della scienza, un augurio a questi futuri scienziati. Che possano mantenere questa passione, abbiamo davvero bisogno di loro per avanzare la nostra ricerca. Bene, grazie, grazie. Luisella, a te. Grazie Rebecca, grazie davvero ai tuoi ospiti. Allora adesso Marattin Fassina, andiamo con gli altri ospiti.